lavoratore, un talo da cuore paura non tene, un talo da cuore paura non tene. Ai suoi piedi lo scontro è cruento. Garibaldi guida le 20.000 camicie rosse che nella battaglia del Volturno fermeranno l'offensiva dell'esercito borbonico. La tela di Andrea Cefali, grande pittore calabrese garibaldino, è il documento storico e pittorico dell'ultima e decisiva impresa dei Mille, che dissolse il regno delle due Sicilie. Cadono i Borbone, come 10 anni dopo, con la breccia di Porta Pia, cadrà a Roma il potere temporale dei papi. Dall'Aspromonte a Porta Pia, i Borbone, Pio IX e Garibaldi è il titolo della mostra con cui la provincia di Reggio Calabria celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa è la mostra più importante che si tiene nell'Italia meridionale in questo momento sull'Unità d'Italia. Vuole affrontare l'Unità d'Italia dal punto di vista dei perdenti, possiamo dire, di quelli che fondamentalmente furono gli sconfitti dell'Unità d'Italia, in cui entra anche Garibaldi. Vogliamo anche mostrare com'era l'Italia prima dello Stato unitario, che ripeto per noi è un valore, ma per capire da quale storia veniamo e per capire quali erano i rapporti allora che c'erano. Dipinti, sculture, opere d'arte, ma soprattutto memorabilia, preziosi oggetti appartenuti ai protagonisti di quella decisiva fase storica, sono ospitati in 3 sale del castello Ruffo a Scilla, un'antica fortificazione protesa sul mitico mare dello stretto di Messina. Di Pio IX vediamo tutta l'oggettistica che era quella del suo periodo, in cui lui veniva rappresentato sempre nell'atto di un papa benedicente, di un papa conscio della realtà del tempo. Abbiamo dei cammei in cui, ecco, si vede questa espressività molto forte, dei marmi che anche di scuola vaticana, che danno proprio il senso di questo papa orgoglioso di saper di essere sicuramente in un'epoca storica particolarissima per quanto riguarda lo Stato Pontificio. Dei Borboni invece abbiamo tutta una rappresentazione che mostrano i vari personaggi della dinastia, i vari re della dinastia, da Ferdinando IV a Ferdinando II a Francesco I. Abbiamo Carlo III, questa apoteosi. È un ritratto che riguarda un componente della famiglia Ruffo che mostra l'allegoria di Scilla. Nella sala di Garibaldi abbiamo 2 quadri importantissimi, che sono la presa di Porta Pia e la battaglia del Volturno. Abbiamo anche alcuni cimeli garibaldini, figure di Garibaldi giovane, ecco. In questa maniera noi pensiamo di dare una sensazione di completezza del quadro in una parte del territorio che ebbe due occasioni: lo sbarco dei Mille nel 1860 a Melito Porto Salvo e poi il ferimento di Garibaldi sull'Aspromonte nel 1862. Eccolo Garibaldi ferito, che scende dall'Aspromonte verso Reggio nel maestoso dipinto di Girolamo Induno. La straordinarietà è che di questo complesso di personaggi garibaldini, in cui vi è il popolo che dà sollievo anche ai soldati, e poi che coniuga anche, perché noi abbiamo voluto questa mostra qui in questo castello, si vede uno scorcio della costa calabra, della costa reggina, ma soprattutto si vede uno scorcio del castello di Scilla. In questo quadro si vede il trasporto dell'eroe ferito, portato su una lettiga, e anche questo punto della lettiga, come un imperatore o come un papa, veniva portato verso Reggio Calabria per essere curato. Si vede Garibaldi pensieroso, ma nello stesso tempo molto orgoglioso. Lo stesso sguardo intenso, penetrante, dell'ultima immagine di Giuseppe Garibaldi prima della morte. Il quadro venne mostrato in un necrologio subito dopo la morte, il 18 giugno del 1882, in cui nel volto c'è tutta l'intensità emotiva del personaggio, che sicuramente nell'ultima parte della sua vita pensò che di aver perso nella battaglia dell'Unità d'Italia. L'emblema della mostra è però un bambino sconosciuto con indosso gli abiti garibaldini.
La posa è sicura, lo sguardo è rivolto al cielo. È giovane come l'Italia appena nata, che guarda lontano ed ha fede e speranza per il futuro.